Ciao a tutti, Cucci, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su Yokai Watch 2, Spiritossi e Polpanime. Oggi vi farò vedere come farsi amico termaiale. Innanzitutto bisogna avere Purishogun. Purishogun si evolve da Purishido a livello 29. Una volta fatto ciò, andiamo alle terme. Con la lente Yokai cerchiamo il suo quizcartello, lo evochiamo, ma dovremo parlare con lui di giorno. Quindi, andando a parlare con Purishogun di giorno, ci dirà che la notte non riesce a pulire le terme. Questo perché c'è uno yokai che glielo impedisce. Allora, accettiamo l'incarico, andiamo di notte alle terme e nonostante siamo una ragazza nel gioco, l'ho detto svariate volte perché questo è Polpanime e non Spiritossi, Termaiare sarà nella zona riservata alle femmine. E va bene, quindi insomma, cosa farà? Primo, ci attaccherà. Quindi, dopo averlo sconfitto, ci dirà che in realtà sta aspettando un suo vecchio amico. Nonostante il fatto che Termaiale sia nella zona femmine, lui sta comunque aspettando un amico che abbia sbagliato, non si sa. Ad ogni modo, dovremmo andare a parlare con un cliente abituale delle terme per capire perché questo signore anziano non è più andato alle terme. Parlando con un signore, ci dirà che all'ospedale andiamo a Valdoro Centro, nella zona commerciale, se non vado errato. Andiamo all'ospedale. Al primo piano troveremo un signore, ovviamente segnato con la bandierina, che ci dirà che si è fatto male giocando a basket. Va bene, ci sta, ci sta. Ci dà un asciugamano ricamato a mano dalla moglie, e ci dice: portalo al mio amico invisibile. Quindi lui, insomma, questa è una persona che riesce a percepire, anche seppur lievemente, molto lievemente, la presenza di uno yokai. Portiamo l'asciugamano a Termaiale e, dopo che gli avremo detto quello che è successo al suo amico, ci richiederà di diventare nostro amico. Quindi, nolenti o dolenti, Termaiale diventa nostro amico. E questo yokai può diventare amico fin dai primi momenti di gioco. Quindi, se volete uno yokai forte per riuscire ad arrivare al termine del gioco, Termaiale è lo yokai che fa per voi. Reclutatelo anche le prime ore di gioco, le prime 2-3 ore di gioco. Anche perché il gioco si finisce in 6 ore. Io ci ho messo senza mai perdere 6 ore a completare il gioco facendo anche missioni secondarie. Quindi è un gioco molto veloce. Se fate tutto quanto preciso ci dovreste mettere un paio d'ore massimo per reclutarlo. Ad ogni modo, Cuggi, domani grandissimo finale per Yokai Watch. Mi raccomando, sintonizzatevi alle 9 sul canale. Tanto poi vabbè, non è che lo cancello il video, però lo carico alle 9. Se volete vederlo subito, alle 9 sarà pronto sul canale. Detto questo, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione, sempre link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!